I lavoratori precari di Attiva, siete ancora qui dopo tantissimi giorni, quanti giorni di protesta? Siamo qui dal 9 di gennaio e stiamo aspettando delle risposte e vediamo un po'. Ma qualche spiraglio si sta aprendo? Sì, spero che sia uno spiraglio buono questo, quelli che ci hanno proposto ieri di mandare una lettera al Ministero del Lavoro e vediamo come ci risponde. Ma al massimo cosa speriamo di ottenere, cosa vogliamo ottenere? Noi quello che vogliamo ottenere è la conciliazione, in primis il posto di lavoro, e noi abbiamo chiesto la conciliazione, la cosa più semplice da fare per noi, per rimanere in un modo pacifico più che altro. Se le trattative dovessero tirare ancora per le lunghe, voi cosa avete intenzione di fare? La protesta cambierà? No, la protesta continua ad andare avanti tranquillamente, noi da qui non ci muoviamo, fino alla fine. Restiamo qui, qualche risposta ce lo devono dare per forza. Che noi abbiamo visto che i politici sono interessati più volte, però voi siete ancora qui, come mai? Che sì, fondamentalmente non ci sono state risposte concrete. Siamo qua fino a quando non abbiamo ottenuto i nostri risultati per riportare a mangiare a casa nostra i nostri figli, e poi se c'è bisogno di stare 10 anni siamo 10 anni qua. Non è un problema. Chiariamo per quelli che ci seguono, cioè voi per quanti anni avete lavorato con contratti precari? Allora, sono persone che hanno lavorato da 9 anni fino adesso, che sono stati cacciati, poi 8 anni, 7 anni, 6 anni. Capito? Sono molti anni che ci hanno usato come interinali. La nostra protesta sarà sempre civile. Non andrà mai fuori le righe, nel senso di fare qualcosa di eclatante, nel senso noi saremo sempre persone civili, fermi qui, non faremo mai qualcosa che ci può andare contro, però aspettando sempre che loro, non parlano da politici ma da esseri umani. E fino a quando non si firma il rientro al lavoro noi saremo qui, questo se lo mettessero bene in mente.